Viste le ripartenze sono sempre incognita perché stacchi per un mese di fatto e ritrovare forse la testa da partita è quella più impegno più grande. Sì, stare fermi per tanto può lasciare un po' di ruggine, diciamo così, però credo che questo timore ce lo dobbiamo togliere, perché la squadra ha lavorato bene, nell'unica amichevole che abbiamo fatto l'atteggiamento è stato più che positivo e quindi sono positivo sul fatto che la squadra saprà trovare i giusti ritmi subito dalla prima gara. Siamo consapevoli che troveremo delle difficoltà, che potremmo trovare delle difficoltà, perché incontriamo una squadra con un allenatore che sa preparare molto bene le partite, quindi non si dà mai niente per scontato. Questa soprattutto, come hai detto bene tu, è il ritorno, è la prima dopo una lunga sosta, però l'importante è avere la mentalità giusta e fino ad oggi la squadra ha dato ampie garanzie sotto questo punto di vista. Però è anche vero che loro sono una squadra che fino adesso, almeno i numeri dicono questo, ha segnato poco e gli manca il giocatore che ha fatto la metà dei gol. Sì, per loro l'assenza di Alessandro chiaramente potrà essere un'assenza pesante, perché è un po' il loro punto di riferimento offensivo e quello che anche dal punto di vista tattico è un po' la loro mina vagante. Spesso quando non giocava dietro le punte partiva largo, ma era proprio una posizione di partenza, perché poi andava a prendere la posizione che più gli piaceva. Probabilmente questo gli toglierà qualcosa dal punto di vista offensivo, ma magari potrà fargli guadagnare qualcosa dal punto di vista della compattezza. Esatto, quindi vedremo quanto potrà essere l'effetto positivo e quanto quello negativo, ma poi alla fine le assenze degli altri contano relativamente. Credo che quello che ci ha contraddistinto fino ad oggi nel mio percorso qui ad Alessandria è stata il nostro modo di approcciare le partite, di interpretarle e la mentalità che abbiamo messo durante queste partite anche domani, a prescindere dalle loro assenze. Quello che dovrà fare la differenza sarà questo. Se ci sono degli arrivi, ci sono anche magari le possibili partenze, questo ti condiziona, uno come Casasola che è nato come sicuro partente, è un giocatore utilizzabile nel tuo modo di approcciare le partite? Ma io, a prescindere da chi potrà rimanere, da chi potrà andare via, credo sia giusto saper riconoscere l'atteggiamento giusto, dagli allenamenti alla preparazione per la partita, quindi le sensazioni che avrò mi baso su quelle, non mi baso su quello che potrà essere, anche perché spesso quello che potrà essere non succede, quindi non mi pongo il problema. Il mercato c'è, dà fastidio sempre, perché comunque tutti sono coinvolti e quindi non lo tengo in considerazione, ma mi baso solo sulle sensazioni che il campo mi dà. Due nomi: Cazzola, come procede il suo recupero, e la situazione di Bellomo, che è rientrato ad allenarsi ieri. Sì. Riccardo sta procedendo bene, chiaramente è un infortunio non proprio lieve, quindi ci vorrà ancora un po' di tempo per vederlo in campo. Però diciamo che tutto sta procedendo bene, lui è contento delle sue sensazioni in questo periodo di prima rieducazione, riabilitazione. E per quanto riguarda Nicola, è ritornato ieri a lavorare col gruppo, adesso deve recuperare i lavori che ha perso in precedenza e che i suoi compagni invece hanno affrontato con grande intensità, quindi il primo pensiero di quello di Nicola è sicuramente quello di mettersi al pari dei suoi compagni, poi si vedrà. Invece Barocco come sta? Avendo sempre comunque lavorato, giocando poco, però ha sempre lavorato, a condizione credo che lui ce l'abbia. Sì, assolutamente, non ho mai avuto problemi, è sempre stato disponibile e oggi, da quando è arrivato, comunque pronti via, abbiamo fatto la partita e
mi ha dimostrato di stare bene fisicamente, quindi sicuramente è pienamente utilizzabile. Ci sono possibilità quindi di vedere sia lui che Gatto nell'undici titolare, già? Sì, come no. No, nel senso che sono pienamente disponibili, come lo sono i loro compagni. Io per loro, come per gli altri, non anticipo niente, ma non è una questione di pretattica, ve l'ho già spiegato, è una questione di gestione, però assolutamente sono a disposizione, sono possibili titolari come tutti quelli che ho a disposizione, che porterò nella convocazione, e poi starà a me scegliere quelli titolari. Questi c'è anche Pastore, ovviamente. Assolutamente sì, Andrea ha continuato a allenarsi bene, benissimo, come ha sempre fatto, quindi assolutamente non è un problema, o perché è arrivato Barlocco non ha possibilità di giocare. Non è vero, assolutamente, questo starà a me valutare anche di quello che avrò bisogno.